Il Novara, una delle squadre storiche del calcio italiano, protagonista nei primi decenni del Novecento, quando insieme all'Alessandria, al Casale e alla Provercelli formava il famoso quadrilatero piemontese, in una regione che poteva già contare su Juventus e Torino. Due squadre, Novara e Provercelli, accomunate da un personaggio come Silvio Piola, il cannoniere più prolifico di tutti i tempi, con 274 gol in Serie A. Come a Vercelli, anche a Novara il calcio si diffuse grazie agli studenti liceali. Qui erano in otto, tutti del liceo Carlo Alberto, e fondarono nel dicembre del 1908 il primo nucleo di quello che diventerà il Novara Calcio. Maglia azzurra e scudetto crociato sul petto. La squadra debuttò in Serie A nella stagione 1936-37, dove rimase per otto campionati consecutivi tra il 1948 e il 1956. Miglior piazzamento, l'ottavo posto nel 1951-52. Erano gli anni proprio di Piola, 86 reti nelle sue sette stagioni novaresi. Nel 1956 ci fu la retrocessione in Serie B, sei anni dopo il Novara finì in C per illecito sportivo. Lasciatasi alle spalle la B, giocata nel mitico fortino di Via Alcarotti, con la bandiera Giovanni Udovicic, per tutti sarà sempre Nini, tanti, troppi anni difficili tra C1 e soprattutto C2, nel nuovo stadio di Viale Kennedy, sino alla resurrezione con la famiglia De Salvo e con Attilio Tesseri in panchina, che al termine della stagione 2010-2011, vincendo i play-off, riportarono il Novara in Serie A, con Marco Rigoni che è diventato l'uomo della provvidenza e della storia per il suo gol alla Regina nelle semifinali. Ma non l'ho fatto io, quel tiro lì l'ha fatto una città intera, l'ha fatto 25 giocatori, 3 magazzinieri, 4 fisioterapisti, 2 dottori, il presidente, il vicepresidente e tutti gli uffici che lavorano a Novara Calcio, perché abbiamo fatto una stagione che non siamo mai andati sotto al terzo posto, eravamo primi fino a febbraio, abbiamo avuto un calo, abbiamo avuto un periodo dove la città diceva non vogliono andare in Serie A, poi quando si sono resi conto che dicevano una cosa che non esiste, no? Dopo quel gol alla Regina tutti sapevano che andavamo in Serie A, perché era scritto nel lettino ed era scritto solamente nella faccia di noi giocatori, perché abbiamo vinto perché avevamo più fame degli altri. Chi ha più fame vince, è un termine che le persone intelligenti devono capire. La fame vuol dire vincere in modo intelligente, in maniera determinata, rispettando l'avversario. Quell'anno dovevamo vincere, poi il signor San Gaudenzio ha guardato sotto e ha scelto me, bene, lo ringrazierò a vita, però dovevamo andare su, perché era giusto così.